Aspetta che, aspetta che metto bene. Vedi? Ma che roba. Ti ricordi quando ci mettavamo? Ti ricordi? Sì. Bravo. Sul cubo fino alle 6 della mattina. Sì. Il problema sai cos'è? Senti Nicola che ha voglia già di ballare, come sento un po' di sound, giusto? Ma in temperatura, quanti messaggi ti ha mandato stasera, Nico? No, Nico, bravo, allora, Lele mi ha chiamato oggi 50 volte, 300 messaggi, ogni due minuti. Ma cosa faccio, cosa metto? No, faccio questo, faccio quell'altro, no, ma mille robe. Il problema sai cos'è? Che ci stiamo anche oggi. Fino alle, non fino alle 6 ma fino alle 3 quando vogliamo, soprattutto quando metti su. Dimmi una cosa, abbiamo fatto in questi giorni musiche nuove? Sì, sto mettendo un po' di roba nuova perché qua fra un po' c'è da inaugurare diverse cose, sì, c'è Cassani, ora in settimana mi manda un po' di robe, un po' di musica nuove, sto già infatti, guardando un po' di robe nuove. Infatti volevo infatti cogliere l'occasione per salutare il tuo gruppo, Luca, Lara, il capitano Fox, Lara, ragazzi, sì. Stefano anche. Ora ci facciamo fare un pezzo da Stefano, lo metto domani, dai. No, cazzo, quello, ma proprio giusto con la sua, col suo accompagnamento, la sua tromba. Domani lo chiamo, gli dico che alle 10:30 ci deve fare un pezzo. Siamo pronti, ha detto il capitano, Fox. Siamo pronti, siamo sempre pronti. Allora, ma il Carascal si chiama? Quello del River? Metto lì com'è? Allora, ieri ti ho detto, è un mix tra un Kakà e un Correa. Quindi tecnica, corsa, tre quarti che può giocare defilato. Dopo lui parla di Vigia, sì, anche Vigia è forte, perché è giovane, del Boca, esterno. Carascal è più... Questo è un esterno? Carascal? No, quell'altro. Sì. Sì. Cioè, di 4-3-3. Gambi, 4-3-3. Sì. Ma anche Carascal può giocare lì. Solo che Carascal, secondo me, c'ha più rifinitura anche quando va in mezzo al campo. Ah, ok. Quando va dentro il campo. Cioè, quando va tra le linee, riceve palla, sai, di taglio? Sì. Anche la palla filtrante. Per me Viglia ha un po' più bisogno di campo, di corsa. Capito? È lì. E secondo me ha un filino meno di talento, però è un giocatore futuribile. A Davide gli piacciono i giocatori con gamba, Vigia c'ha gamba, ma anche Carascal c'è là. Grande. Ma qua è così. Invece sai cosa? Ti volevo chiedere una cosa. Qual è la tua idea di calcio? La tua idea in assoluto? Spiegalo un po' ai nostri ragazzi che ci seguono. Se dovessi imbastire una squadra, ricercarla, costruirla, gestirla, allenarla, a me mi piace, che tipo di richiesta faresti? Io, se un giorno dovessi allenare, farei giocare la mia squadra, sì. Okay, come Klopp, ok, Liverpool, Borussia, un gioco veloce, un gioco aggressivo, un gioco sempre palla avanti, sempre sì. La prima cosa, la palla verticale, subito avanti. Anche subito. Se torni indietro. Avanti, dietro, poi avanti. Perché non è che puoi andare sempre avanti. Cosa dici sempre avanti? Che discorso è? Si gioca quando c'è l'imbucata, boom, si va avanti. Però vedi cosa hai detto? Quando c'è l'imbucata. Cioè, l'imbucata vuol dire... perché molte volte questa cosa qua, dato che Liverpool è stata la squadra che ha vinto la Champions League, ha tirato fuori i giocatori migliori, però... Mi chiedo, se Alexander Arnold e Robertson sono stati due terzini nella scorsa Champions League che hanno fatto più assist in Europa tutte e due, vuol dire che non si va solo là, si va anche là. Perché se la palla si sviluppa sull'esterno, poi loro hanno questa capacità di crossare, no? Sì. Secondo me si dilata per allargare e si imbuca. Perché se vai solo avanti ti torna in tre, cioè la palla poi ritorna. Io cioè, dico ci vuole avanti, un giocatore di pensiero che dà i tempi, no? Io dico avanti, dico nel senso... Io voglio una squadra che va a attaccare, ma non vuol dire che tutta la squadra è bomba là. Squadra che comunque
a un gioco come Klopp col Borussia. Non era una squadra come il suo Liverpool, però comunque è andata in finale di Champions League col Borussia, squadra che gioca per attaccare, sì, 4-3-3, sì. Gioco veloce, aggressivo, come loro perdono palla, bisogna andare a prenderli, andare a... cioè, io perdo palla, io voglio la squadra che per 3 secondi accorce in avanti, va a prendere, capito? Poi dopo 3 secondi la prendi, ti rimetti lì in posizione, però io quando vedo giocare Klopp, poi può vincere, perdere, certo. Mi piace il suo gioco, loro giocano, quando poi trovano l'esterno alto o il centro, o il terzino che entra o il centrocampista che si butta dentro, poi vanno, quando vanno in superiore numerica sono devastanti, poi attaccano gli esterni, arrivano, a me mi piace, cioè, mi piace. Sì, ma no, ma però loro coinvolgono tanti giocatori, però loro sono una squadra che vanno a un gran ritmo, che è quello che dici te, loro vanno 200 all'ora, cioè loro ti sfiancano sul ritmo, sì, sì. Ti passano sopra. Però questo non vuol dire che è tolto il pensiero, No, no. Cioè, perché loro se devono, voglio dire, loro giocano col portiere, giocano con Van Dijk, giocano con i due terzini, giocano. No, poi no, certo che là davanti, voglio dire, Firmino, che centromanti è Firmino? Firmino è un centrocampista d'attacco, mezza punta. Firmino può giocare, lui è come un numero 10 che gioca il numero 9, può giocare come vuole lui. Tanto tu pensa che quando lo prendono, allora quando Klopp, per dire che noi siamo gente di memoria, noi non dimentichiamo, quando Klopp va a Liverpool, sai quante persone ho sentito, almeno 9 su 10, dire la prima cosa che fa Klopp è cambiare il centroavanti, perché Firmino era appena arrivato dall'Hoffenheim, perché tutti dicevano aveva Lewandowski, non va bene Firmino. Ma Firmino è un signore del calcio, è un professore. Allora, Salah e Mané vanno in quello spazio perché glielo libera Firmino. Perché viene incontro, è normale. Perché guarda che il Liverpool non ha, secondo me, dei centrocampisti eccezionali. Cioè, no. Wijnaldum è un buon giocatore, ma Jordan Henderson, non è che Jordan Henderson diventa Xabi Alonso, Henderson... o diventa Busquets, o diventa Xavi, Pirlo, però gli danno equilibrio. Bravo, sono buoni centrocampisti che hanno gamba, che ti vengono a prendere quando... Come anche Milner, sono tutti i ragazzi che vanno a pressare, il gioco, la rifinitura è di Firmino. La qualità della giocata negli ultimi 30 metri è sua. Ma lo sai, lui, Sané e Salah hanno una qualità... Mané hanno una qualità superiore alla norma. Quindi sì, sono tre campioni che fanno la differenza e hanno dei centrocampisti di buona qualità, ma tanta qualità... Cioè, loro sono bravi perché... Dov'è che sono bravi? Loro quando ti vengono a aggredire, a prendere la palla, come la prendono? Un tocco subito avanti. È lì che loro sono forti. Loro escono e trasformano subito un'azione interlocutoria in un'occasione da gol. Perché loro sono bravi, nel senso che loro fanno il loro gioco, veloce. Se perdono palla, che sono in attacco, loro continuano ad attaccare, ti vengono a prendere, prendono palla e te la buttano nello spazio e vanno a fare gol loro, sono forti. Poi dopo calcolo davvero che loro... Poi ci sta che non vinci, però la filosofia che ha Klopp, perché è lì che si vede l'allenatore bravo, e secondo me assieme a Guardiola sono i più bravi. Perché? Perché fanno lo stesso calcio, ogni squadra dove vanno fanno lo stesso calcio. Guardiola è un pochettino più facile, perché dal Barça vai al Bayern, stessa identica cosa, con 20 campionati nel Bayern, poi, giusto o no? Poi non vince la Champions, però stesso gioco, Robben, Ribéry, Lewandowski, cioè stesse geometrie, stesse robe. Però Klopp dal Borussia, che aveva una buona squadra, ok, va in finale di Champions, va a Liverpool, fa le stesse cose, che la squadra è uguale, veloce, rapida, aggressiva, che va a attaccare, cioè... Sono d'accordo sul fatto di due, diciamo così, uomini che portano carisma e idee indipendentemente dove vanno. Cioè loro si impongono e si impongono coi campioni. Cioè imporsi coi campioni. Se tu hai i campioni, vai da un'altra parte che ci sono altri campioni, ti torni a imporre e fai fare delle cose diverse a giocatori che erano diventati campioni facendo altro, gli convinci a fare altro. Ti faccio un esempio. David Silva, De Bruyne, Sané erano giocatori forti, fenomeni, che hanno fatto i fenomeni in un altro ruolo, gli ha cambiato. Però secondo me Guardiola è un'altra cosa ancora, perché Guardiola, Kammel, al Bayern
cioè al Bayern andare in Germania e dopo due mesi che aveva vinto il triplete, il Bayern Monaco, quando è arrivato Guardiola, ha fatto tripletta. Sì. Cioè cosa fa? Gli stravolge il modo di pensare. Tanto è vero che i tedeschi più rigidi rimangono chiusi, bravo, cosa fanno? Vabbè, non vincono la Champions League, ma vincono campionati a marzo-aprile. Subito loro, quando va via Guardiola, qualcheduno ha dato un po' di segnali di malumore. Adesso lo rimpiangono, lo vorrebbero. Cioè, perché mettiamo che il Bayern aveva talmente giocatori di una qualità che poteva fare quello che voleva, ok? Ma il City no. Ma certo. Non si è mai visto una squadra inglese nella storia del calcio inglese giocare come gioca il City. Non si è mai visto. Ma tu, allora ti dico questo. Guarda All or Nothing. L'ho visto. Tanto poi tu ci hai parlato con Pep. Allora, il punto cos'è? Stravolgere il modo di pensare. Ma infatti l'Inghilterra perché ha cominciato a vincere, ma anche a divertire? Perché gli allenatori stranieri. Bravissimo, non sono bastati i soldi, sono state le idee. Hanno comprato le idee. Allora sono arrivati gli allenatori stranieri che hanno portato le idee, hanno contaminato quel sistema. Allora, soldi, quindi valori dei giocatori che sono i più forti, idee, vinci, ti diverti, convinci. Ora, subito saranno pronti a dire, ma l'Atletico Madrid ha buttato fuori come se non esistesse nel calcio. Che vuol dire? Proprio per che questo. Vuol dire? Esatto, ma poi la partita va vista. La partita va guardata. Io stanotte ho visto un'altra serie che parla, pensa, me la sono segnata. Allora, la serie si chiama This is Football, ok? Sempre su Amazon. Ci sono 6 episodi diversi di situazioni dove vengono intitolati vari episodi. Ascolta, riscatto, credo, fortuna, orgoglio, amore e meraviglia, che sono tutte condizioni che dell'uomo. Ci sono 6 episodi diversi. Il 3, che è fortuna, è l'analisi di Bayern Monaco Chelsea del 2012, che vince il Chelsea di Di Matteo. 35 tiri il Bayern. Poi fa gol Drogba al 90esimo, sbaglia, ai rigori vincono. Allora cosa vuol dire? Cioè, cosa c'entra l'esito rispetto alla filosofia di cui parlavi tu? Ah, ma il risultato, scusami, è una cosa a parte, lo sai, Lelli, lo sai com'è. E il calcio che tu fai, questa cosa dici tu, lo dicevo ai miei amici, che ora non ho sul telefono, mi ricordo, Celtic Glasgow contro Barcellona, vince Celtic 1-0, Barcellona 79% possesso di palla, non lo so, 42 tiri a 1, e vince il Celtic 1-0. Uno dice, ma che è qua? Possesso di palla, non so, o era 78-81, roba così. Non c'è partita. Però quella partita la perdi. Ma non vuol dire niente. Puoi perdere, è uscito il Liverpool, è uguale, non cambia niente. Lo so, ma il problema sai cos'è? Quando tu non analizzi, deduci, ma perché riduci. Tu la deduzione non la puoi fare riducendo, la devi fare nel profondo. Ma io ti faccio un esempio che ci riguarda noi due. Adesso ti faccio un esempio che riguarda noi due. Valencia-Inter. Tu hai fatto gol all'andata e ritorno. Quindi 1-0 Milano, fai gol là, ti fai male. Fai gol perché sbaglia Ayala, ok? Possesso palla. 71-29. Io nel secondo tempo, Kammel, nel non secondo tempo... Dall'area no, io ho guardato ogni secondo. Non riuscivo a guardavo il cronometro, no? Lo guardavo, il tabellone, 3 volte al minuto, non scattava mai l'altro minuto. Era il 45 minuti più lumi della storia. Ascolta, ci hanno preso pallate, hanno vinto 2-1, siamo passati noi, siamo andati, ma noi avremmo goduto negli spogliatoi, anche se te ti sei fatto male, ma noi avremmo goduto che andavamo in semifinale. Però se noi dobbiamo essere lucidi e analizzare, ci hanno fatto un culo così. Cioè, vedi, lì è stato a nostro favore, ma ci hanno fatto un buco di culo così. Ci mancherebbe che noi diciamo che il Valencia ha demeritato. Valencia meritava. Poi ci andiamo noi, capito? Che c'entra? C'è Tolda, ha parato l'impossibile. Ma scusa, ma ci hanno dominato, ci hanno fatto un culo. Non uscivamo. Ragazzi, noi abbiamo fatto 2-2, tra andata e ritorno. Ma occasioni sono 32 a 5. Cosa c'entra? Non ci ha fatto piacere. È questo, di andare nella semifinale, sì che ci ha fatto piacere. Sono d'accordo. Basta, quindi tu, che sia da una parte, che sia dall'altra, devi andare oltre all'esito, devi andare nell'analisi della gara. Quindi il Liverpool, cosa ha detto? Lascia stare quello che ha detto Klopp. Klopp ha un'idea di calcio, alla fine della partita... Perché devono giocare così, ha detto. Bravissimo, quindi lì ci sta.
Però noi da casa non possiamo dire che non ha ragione. Porco no, zio. No. Cioè... Sono due figli... Io, guarda, Daniele, io ero alla partita, ero a Madrid, Atletico contro Liverpool, e poi la... Sì, è l'andata. Quindi c'ero io. Cioè, due maniere di giocare completamente diverse. Ma infatti, perché prima quando ti ho detto Bayern-Chelsea? Perché il Bayern ha tirato in porta 33 volte. Poi ci sono questo dato che c'è adesso che si chiama expected goal, no? Che sarebbe i gol che ti meriti. Ci sono dei coefficienti nelle occasioni da gol che crei, tipo tiri fuori dall'area, tiri a 2 metri dalla porta, che ti danno una somma, ok? Quella partita per Bayern, ok? 3-0. Allora, il dato più importante sono le occasioni procurate. Se Simeone fa un gioco sotto palla e è talmente bravo e convincente, perché ha fatto 2 finali di Champions League, Simeone, di fila, da farti male, io lo ammetto che quello è un gioco che produce. Però non l'abbiamo visto a Liverpool, perché il Liverpool ha dominato, e se non sbaglia il portiere, mi dispiace, ma la partita finisce a favore del Liverpool. Però poi il calcio è bello anche per quello. Ma nell'analisi bisogna dire queste cose. No, sono d'accordo con te. Cioè, però la cosa che dico di Simeone... Col sì. suo gioco lui arriva in finale. Ma perché lui è convinto, convince e poi produce. Perché per arrivare in finale comunque devi produrre qualcosa. Cioè, non è che il caso in Champions League, soprattutto, è veramente raro. Vincere la Champions League, se ci fai caso... Non di fila uno. Se no, in 3 anni è arrivato 2 volte. Sì, sì, sì. Sì, sì. E quindi è così. E quindi l'analisi, secondo me, è fondamentale per inquadrare, come hai detto tu, no? Un credo, una filosofia per valutare i giocatori. Cioè, João Félix, ieri parlavamo del Portogallo, l'ultimo prodotto del Portogallo, l'anno scorso io l'ho visto debuttare, no? L'avevo messo come giovani, costato 126 milioni. La palla sul rinvio sbagliato del portiere, la da lui, poi c'è stato il gol, no? Però, se tu mi permetti, se tu prendi uno da 126 milioni e gioca 50 metri dalla porta... Sicuramente non posso dire che è favorito, però poi il Liverpool è ai quarti, l'Atletico Madrid è ai quarti, quindi no, capisco, cioè, hai capito il concetto. Cioè, dopo noi dobbiamo essere bravi nella discussione ad analizzare, ad andare più profondi. Ma invece sai cosa vorrei che tu ci raccontassi, che ne avevamo già parlato lì da Mimmo? Cioè, quando eri all'Atletico Madrid, che mi ricordo che dicevi che Antic, che poverino, è mancato recentemente. Anzi, facevate tutto, possesso palla, palleggio, Antic, dominio. per un anno abbiamo fatto Torello, mezz'ora tutti i giorni. È la cosa che se entravi in mezzo non uscivi mai. Perché Esatto, lì, perché era a tenere in mezzo, esatto. Un tocco non esci mai. Stai lì dentro, 20 flessioni ogni 20, stai tutti i giorni, esci fuori che ce le faccio così. Più facevamo riscaldamento, possesso di palla, 2 tocchi, bom, 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 mezz'oretta, 3/4 d'ora, dopo un po' di fisico, insomma, ti scaldi, possesso di palla, e dopo facevi un tocco, possesso di palla un tocco. Poi Vai. facevi 3/4 d'ora di partita, partitina, o libero o 3 tocchi, basta, capito? O 2 tocchi, basta, tutti i giorni così. Quindi tu, quando tu giochi contro gli spagnoli, puoi battere gli spagnoli sicuramente, tutti vincono e perdono, ma difficilmente giocherai meglio di loro. Io parlo di spagnoli quasi tutte le squadre. Come concetto? Hai Come capito? concetto di Perché calcio. comunque facendo tutta roba tecnica tutti i giorni, poi facevi, quando ti scaldai, facevi uno davanti a te, io lo do a te, tu lo dai a me, facevi stop e passaggio, stop e passaggio, non so, 20 minuti così, stop e passaggio, stop. Quindi è normale che se lo fai per 10 anni di fila, difficilmente sbagli lo stop e il passaggio, no? Sì, perché poi ti alleni a orientarlo bene, a dar sostegno, a dar soluzioni di gioco, diventa come Sono naturale. culture diverse. Per esempio, io ho giocato in Spagna, c'è questa cultura qua, questa cultura della tecnica, uno o due tocchi, capito? Tenere il possesso di palla. Io ho vinto delle partite, dicevo, cazzo, ma qui abbiamo vinto una partita, non so, 2-0, gli altri non l'hanno mai ciapata. Cioè, proprio bam, 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 bam. Certe partite prendiamo delle fiammate noi e noi non la ciapiamo mai. E vai in Francia, è un gioco fisico, molto fisico. Devi essere forte fisicamente perché è un gioco molto molto veloce, molto aggressivo.
in Italia e più cerchiamo di non prendere gol, tanto un gol lo facciamo, no? È sempre stato così per tanti anni il calcio in Italia, no? In calcio si dice vince il campionato chi prende meno gol, giusto o no? Si diceva sempre così. Si diceva, ma anche quella lì, se vai a ricercare, no, bene, non è oggi, verità. Oggi come concetto. Meno. Quando giocavamo noi, e 10 anni, 15 anni prima di noi, si diceva per vincere il campionato devi subire, non so, 25 gol. In Spagna dicono per vincere il campionato devi fare più di 100 gol. Sono campionati diversi e mentalità diverse, no? Quindi ho avuto la fortuna di fare questi 2-3 campionati, no? Però tu sei d'accordo che, secondo me, ormai è un po' limitativo, no? Adesso, non prima, quando giocava a noi, parlare in Italia è così, Spagna è così, in Germania è così. No, no, ma sai perché? Perché, come abbiamo detto, no? Le culture sono state contaminate dalle idee. Cioè, l'italiano adesso va a vincere in Premier League, viene qua il portoghese, si va in Francia, cioè si mischiano le cose, no? Le culture. Sì, sì, sì. E secondo me adesso bisogna parlare d'Europa, perché qualsiasi squadra, la più forte, quindi ha una filosofia ben di Europa, Cammel. C'è da confrontarsi con l'Europa, poi ci si mescola, si gioca Europa League, Champions League, europei, sì, mondiali, ci si confronta. Quindi le idee, perché le metodologie, le caratteristiche sono uguali. Cioè, oggi Ronaldo va qua, viene qua, Tevez, Higuain, Robben, si cambia. Cambiano, sì, sì, cambiano, sì, gli allenatori, cambiano i giocatori. Allora bisogna parlare d'Europa. E secondo me il calcio oggi, per vincere, per rimanere a certi livelli, non puoi solo soffermarti su ciò che erediti dal mercato. C'è da fare grandi lavori. Ci sono staff di 20-25 persone. Analizzano, lavorano sulla testa, sul corpo, sui muscoli. È un lavoro molto complesso, però che onori oneri, no? Se tu alleni il Bayern Monaco, il City, il Barcellona, devi portare molto del tuo, per devi gestire un gruppo di 20 collaboratori e di 25 calciatori. Sì, cioè, sono d'accordo. Quindi così. Senti un po', poi c'è una sorpresa, Bravo, Cammè. C'è una sorpresina a livello proprio emozionale che va a stuzzicare i tuoi ricordi. No, tranquillo, dopo quando ci salutiamo. Va bene, va bene. Senti, ho visto, mi sono collegato prima. Stasera ho mangiato arrosto e un po' di verdure cotte. Poi ho fatto un riposino d'un'oretta. Poi mi sono collegato prima quando c'era Cino. Quindi saluto il Cino che mi ha mandato i saluti. Ti saluto, ti saluto. Ho sentito che ti ha detto chiama Mattias. Sì. Lo devi chiamare. Ma poi sai chi dovresti... Perché tanti mi hanno chiesto, ti hanno chiesto anche te, quando avevi messo la foto di noi mentre ci allenavamo, che in sottofondo, cioè più defilato, c'era Dalmat. Io, allora, Dalmat, ho cercato di vederlo su Instagram, non lo trovo. Non lo trovi, Stefan? No. Però mi fai una cortesia, racconti alla gente che giocatore era Dalmat dal tuo punto di vista. Era forte, aveva forza, tecnica, sinistro-destro. Ma io che mi giocavo perché dicevo, ma tu devi giocare da Dio tutte le partite, hai una qualità che è incredibile, incredibile, incredibile. Che giocatore era? Esterno, interno, dietro la punta, eh? Dappertutto, veloce. Oh, e quando troviamo gente negli anni, tutti quanti vanno lì, sulle qualità di Dalmat. Sì, hai ragione. Dalmat, penso, l'ho cercato 2 giorni fa, non lo trovo. Invece, non prima, ieri, e poi io gli ho risposto oggi che ci siamo riscritti, ma ci siamo messaggiati con Mimmo Callon. Callon. Sì, allora, è che lui ha detto, dai, ci sentiamo quando viene a Milano, ha detto che ci sentiamo. Sì. Ma erano bei tempi, comunque brava gente c'era. Sì, ma ascolta, sì. E invece avresti mai detto che Okan avrebbe fatto l'allenatore? Okan? Sì? Okan, Buruk. E che fa l'allenatore? Lo sapevo. Dove? Io lo sapevo. Non lo sapevo.
Cazzo, era anche nel girone della Roma. Cazzo, è nell'Istanbul Basaksehir, la squadra turca. Ma ancora piccolino? No, Okan è uguale, però io... Aspetta, anche Okan era più forte Emre, ma anche... Emre era giocatore. Emre è giocatore. Ma Okan... Quelli che sterzavano per dare mai la palla. Sì, sì, cioè, che cazzo era Okan. No, perché cioè, con le rose lì erano poi squadre complete, stese, no? Ma ascolta, loro, voglio dire, sono avanti, sono arrivati in passato. Non ha mai una reazione. Cioè, non, come te... No, ma allora, dato che adesso senza, però, dato che lui, quella squadra lì è la squadra molto vicina a Erdogan, no? Al capo di Stato, no? È una squadra nata negli ultimi 5-6 anni e diciamo che fa fatica a competere con le grandi di Turchia. Vale. Cazzo, allora mi dico, ma Okan mi sembra che l'abbiano messo lì, sai? Mi sembra che potrebbe entrare a giocare, è uguale. Cioè, lui è un allenatore. Emre l'ho visto 2 anni fa in Turchia. Ah sì, eh? Ma mi sa che forse gioca ancora, lo sai, o ha smesso da... Sì, no, gioca. No, ma lui gioca... Ed è stato convocato prima del lockdown, è stato anche convocato in nazionale. È un 81, ha 39 anni. Cazzo, lui era anche tarchiato, ti ricordi? C'ha un bel mancino, eh? Mancino, giocatore vero. È un giocatore che tecnica, che visione. Ci sono stati dei periodi che trascinava lui, eh? Ti ricordi il gol a Roma? Dal limite dell'area? Tac. Eh sì. Quella partita lì è finita 3-3 quella lì? Sì, era proprio così, mi sa. Secondo me da 1 a 3 a 3-3. Due gol lui. Sì. Una sì. Roba... No, noi perdevamo 3-1. Sì, da 1 a 3 a 3-3. Lui ha fatto per me, cioè ha ribaltato, ci ha permesso di pareggiare. E quindi... Sì. Cosa, The Chance? Sì, quale The Chance? Perché mi ricorda mi ricordi i momenti. Che risate quest'estate, che l'estate scorsa. Perché poi sale pianino. È forte, Lara la seguo. Lara la guardo tutti i giorni perché c'ha, ma dai cazzo, ma tutte le volte sta roba qua, perché c'ha un piccolo merlo nel terrazzo. Sì, ci ho parlato oggi, me l'ha detto. Ma hai visto come aspetta di mangiare? Me l'ha raccontato. Ma te ti rendi conto com'è? Sì, oggi me l'ha raccontato questo merlo. Gli dà sempre, lei lo aspetta, proprio l'ha visto nascere, cazzo, una roba. E lei con tutto il suo amore, sai, tutti i giorni. Brava lei. Vedi, tu sei cotto adesso. No, sono brasato io. Te sei brasato. Io comincio. Netflix. Io comincio. Io film, cammino sui tetti. Partite e via. No, poi dopo la bellezza di quest'anno è stato che il fatto della musica. Perché è vero che dopo si era brasati, poi te eri sfinito. Perché noi poi siamo anche grossi d'estate, eh? Ancora di più. Sì. Capito? Però... Noi siamo grossi, c'è poco da fare. Siamo grossi, però cazzo, quando sei lì, tutti insieme... Si sta un po', ma il nostro Silvione come sta? Silvione 67 giorni che è in casa... Sì, l'ho sentito. Lui ha cominciato prima di tutti, Silvio. Sì, ha capito tutto. E 193 kg? No, non è vero, dai. Sì, no, quando faccio il FaceTime non riesco a vedere tutta la testa. Ci ha lasciato andare così, dici, Silvio. Lo voglio vedere così. Allora. Mi ha mandato un salame 2 giorni fa. Mi ha detto... perché io ho fatto il regalo di Pasqua, no? E mi dice, questo è per te. Ah, io, ok, grazie. Poi la Cocò c'è la chat con lui, una chat con lui e con Brocchi, con Matri, sono in 20,
e ha regalato il salame a tutte e tre 20 persone, tutte le 20 persone. E io dico, scusa, quando era solo per me il salame, era per tutti. Perché è così, lui è così, è una colonna portante del gruppo. Poi, è chiaro, dopo c'è sempre da mantenere degli equilibri, no? No, ci sono gli equilibri, però occhio, che Silvio è un uomo silenzioso, che lavora. Filibustiere, Silvio. No, no, Silvio non se la porta da casa, la conquista sul campo, Siamo giusti, La conquista a tavola. Silvio è un giusto, Silvio, Silvio. Camme, 00050. Ti devo lasciare allora, perché sono brasato. Ecco il regalo. No! Cammello! Sweet ti ricordi? Grande. Ti ricordi le prime volte che la mettevi? Mamma mia! Eccolo qua. E ce l'hai tu? Questo è Baniche Lunghe. Questo qua, ti faccio una confidenza, è il mio pigiama. Questo è il mio pigiama. Grande. Capito? Questo è il mio pigiama. Adesso mi sono messo la camicia, tolgo, però non vado a dormire. Questo è il mio pigiama, Camel. Ma guarda che cosa hai tirato fuori. Volevo tirarti fuori un'emozione. Che vedi? Spettacolo, grande Camel.